Buonasera amici, benvenuti al Salottino Blues. Questo è il format Ticket to Ride, fatto chiaramente dal mio ormai caro amico, socio, non so più come chiamarlo, talmente che siamo diventati molto amici. Massimiliano è una sua creazione, come tutti quelli che vengono qua da noi al Salottino, alcuni di persona, alcuni in streaming, come proprio questa sera Amy Crawley di Metal TG. Ciao. Ciao a tutti, sono Amy Crawley, appunto la fondatrice del TG Metal, e sono qui per fare una bella chiacchierata a Salottino Blues. Fantastico, bellissimo. Sì, ti abbiamo seguito sia io che Massimiliano, anzi prima Massimiliano e poi sono arrivato io perché lui è il mio faro. e abbiamo visto che veramente, cioè, vai veramente a mille. Bello, mi piacciono le tue interviste, mi piace il tuo canale. Questa tua idea da cosa è nata? Allora, in realtà il TG Metal ufficialmente è stato creato un anno e mezzo fa, più o meno verso marzo, però l'idea che c'è dietro il TG Metal in realtà esiste da almeno 15 anni, esiste praticamente da quando ascolto metal. Io vivo in Emilia e qui ci sono davvero tante band metal italiane emergenti, quindi sono cresciuta comunque nell'ambiente e di conseguenza le ho sempre supportate in tantissimi modi. Ovviamente il modo più semplice è andare al loro concerto, supportarli, stare lì sotto il palco, fare il tifo per loro, per fargli sentire comunque che ci siamo, che è il metodo migliore secondo me. E poi ai tempi non c'erano i social, quindi diciamo che si faceva così. Mi sento vecchia a dire questa cosa, ma vabbè. Poi ho conosciuto sempre più band. C'è stato un periodo che mi ero fissata. Ho detto, allora, io come musicista sono un po' così. Diamo voce alle band che sanno suonare e cantare. Per un periodo ho fatto anche da manager ad alcune band. Solo che mi sono detta, no, non fa per me. Ero diventata manager di due band metal, una alternative e l'altra più sul doom, e poi mi sono detta no, voglio fare di più, perché gestire due band e basta, come faccio a lasciare il segno nel mondo metal, come faccio ad aiutare queste band? E quindi con i social, subito con Facebook, poi con Instagram e poi con tutti gli altri social, ho iniziato semplicemente a parlare, scrivendo, facendo commenti, recensioni, sugli stati, facendo video brevi, e poi ho appoggiato TikTok. Ho creato un video in cui volevo creare una playlist su Spotify delle band emergenti e ho visto che hanno risposto molto bene. Ho iniziato a fare video su di loro, ho iniziato a parlare di loro. Poi una volta, totalmente a caso, mi è venuto in mente TG Metal. Infatti c'è il video. Io stavo parlando di una band famosissima, quindi non c'entrava nulla con il format di per sé, ed è uscito fuori la parola TG Metal. E da lì è partito tutto. Fantastico. Beh, ma a volte, sai, è proprio così, no? A volte, intanto che lavori, intanto che fai le cose, eccetera, arriva quel colpo di fulmine, o colpo di genio, non so come lo vogliamo chiamare, e appunto ti accende la lampadina e lo cogli, no? Carpe diem, no? Ma sai com'è successo? Io ero sulla mia scrivania e per tenere il telefono lo tenevo in basso a destra, di qua. E facevo i video così. E poi un giorno ho detto, ho comprato i ring light per la luce, lo metto davanti a me. E solo che sembrava una specie di telegiornale. E ho detto, raga, ma sembra troppo un telegiornale così. Cioè, proprio la frase che dico in quel video. E da lì, appunto, abbiamo approvato il TG Metal. Fantastico. Ma basta poco, cioè basta veramente poco per darci appunto l'input, per farci iniziare. E questo poi dopo chiaramente vedo che comunque tu lavori tantissimo, quindi sicuramente ci stai dando il massimo impegno, no? Sì, anche perché poi avendo iniziato più seriamente con YouTube, giustamente anche il tipo di format è totalmente diverso. Su TikTok sono video molto brevi, d'impatto, in 5 secondi devi catturare subito l'attenzione. Contenuto abbastanza leggero, ma devi interagire. Su YouTube è il contrario, devi parlare, devi fare rimanere le persone attaccate al video dall'inizio alla fine. Quindi anche quando faccio video per la stessa band, devo farli in due modi diversi. E quindi ci spendo un sacco di tempo, poi mettici il post editing, mettici i sottotitoli, mettici la sigla, ma ci sono mille cose da fare, magari ci metto un'ora a registrare un video, tre a editarlo. Ah già,
cioè per dire, poi condividili sui social, e no, però quello su YouTube non va bene in tutti, quello verticale per alcuni e così via, è un lavoraccio. È vero. È vero, questo ti devo dare ragione, perché anch'io a volte quando parlo con alcuni miei colleghi, molto più giovani di me alcuni, tanti vabbè, mi vedono un po' anziano e dicono ma dai, è una cazzata, no? YouTube, quelle cose, gli ho detto no, non è vero ragazzi, non è così, cioè è proprio un lavoro, cioè ti porta via tantissimo tempo, se lo vuoi fare bene. Se poi vuoi fare le stupidaggini, le cavolate, allora le butti lì come escono, escono, chi se ne frega. Però se vuoi fare una cosa fatta bene, con tutte le luci messe giù bene, eccetera, eccetera, io solamente a mettere giù le luci e sistemarle bene, eccetera, ti va via la mezz'ora, come ridere. Mm-hmm, vero. E poi, come dici tu, fare appunto il posting, cioè montarlo, l'editor, stargli dietro, tagliare magari le stupidaggini che hai fatto, non le vuoi far sentire, non le fai far vedere, perché purtroppo succede anche questo. Perché noi qua al salottino, oltre a fare le interviste, come stiamo facendo questa sera, in altri giorni recensiamo strumenti musicali. E quindi io collaboro con un negozio di strumenti musicali che mi dà la possibilità di andare giù, prendere quello che voglio, portarlo in studio, provare e poi ridarglielo. Però anche quello, andare in negozio, prendere lo strumento, venire in studio, parlare, studiare dello strumento, perché quando ne parli devi conoscerlo bene. Certo. È comunque è un lavoro, un lavoraccio. Per dire in modo carino. Sì, ma certo che sì. Quindi tu, da quanto vedo dietro quella chitarrina che vedo dietro, hai iniziato comunque un po' a strimpellare, ma hai iniziato subito a strimpellare metal? Allora, torniamo un attimo al 2011. Ok. Ero in quarta superiore e ho deciso che volevo suonare uno strumento e mi hanno regalato, perché poi sono rompiscatole. Io avevo un gruppo di una ventina di metallari, tutti al mio seguito perché l'avevo fondato io. Io sono una persona che fonda le cose. Io creo gruppi, tendenzialmente, e le persone tendono a seguirmi perché, boh, si vede che gli piace il mio modo di fare, no? Hai e, ecco, infatti il mio strumento, perché per il resto, raga, non ci siamo. E quindi ho iniziato a dire, raga, voglio suonare la chitarra, qui e lì, bla bla bla. Mi hanno regalato quella classica. E quindi, visto che a scuola, nel 2011, uno dei prof faceva lezioni dopo scuola, ho detto, ti dirò, io ci vado. E però suonavamo quello che c'era, cioè tipo, non mi ricordo neanche come si chiama, adesso forse sbaglierò a dire, ma tipo la canzone del sole, una cosa del genere. Sì, okay. Può essere. Sì, sì. Quattro accordi, per dire, ho iniziato con quello, però non mi dava soddisfazioni. Io volevo imparare i power shots, volevo imparare a fare gli assoli, cioè volevo andare avanti, solo che senza una base giustamente fa un po' fatica. L'anno dopo ho detto, raga, sono pronta, ho bisogno di una chitarra elettrica. E non solo mi hanno regalato la Les Paul, mi hanno regalato anche l'amplificatore della Fender, lo il vedo. Plettro, mi hanno regalato anche la tracolla, era un po' rotta, però vabbè, non fa niente, l'importante è il gesto, il distorsore, mi hanno regalato tutto, mancava soltanto che io mi ci impegnassi, mi siete ancora in colpa dal 2012, perché non... Diciamo che ho scoperto di avere altre qualità, però l'idea c'era, è ancora tutto lì. È lì, il fenderino è lì, vedo che il fenderino è lì, pronto ancora per essere acceso. Secondo me è una cosa come 70 anni quella chitarra, più o meno. Perché però è molto bella. No, ma è stupenda, suona da Dio, e il problema sono io però, che non la so suonare. Quelli sono cose che... no, non sono problemi quelli, l'importanza è... Beh, tu però, attenzione... È vero, tu hai detto non la so suonare, eccetera, eccetera, eccetera. Però hai spostato la tua passione in altri posti, cioè proprio seguire appunto e rafforzare questi gruppi che nascono così giovani, che non è facile, Cioè, no, allora, sia dagli questo impegno, Non è facile, raga, anche perché io tra l'altro, tra le altre mie mille passioni, ne ho tante, infatti 24 ore non mi bastano mai, e sono anche una social media manager.
Quindi questo mi aiuta anche a promuoverle, a gestire bene i social. Il fatto che molte band non li sanno usare i social, ci sono tantissime band che non hanno nemmeno delle pagine social, e quindi io faccio ancora più fatica a parlare di loro. E comunque, per dire, non lo so, pagina Facebook o Instagram, di solito ce le hanno, ma alcune no, avranno le loro ragioni, ci mancherebbe. Però come faccio a dire andate a seguirli? Eh sì. Difficile. Va bene, magari hanno la pagina YouTube e così via, però ci vogliono i canali social per farli conoscere. Molte band non scrivono neanche le loro informazioni, e quindi stai lì, cerca di capire, è un lavoraccio triplo per certi versi. Quindi sei lì, già non ti conosce nessuno, se non mi dai nessuna informazione non me le posso inventare. Esatto, e quindi sei obbligata ad andarli a sentire, seguirli per un po' e cercare di capire. Lo so che lo fai. Sono andata a un sacco di concerti loro, anche delle band che ho intervistato. Alcune di queste ogni volta che sono in zona, raga, eccomi, ci sono. La loro maglietta, gli do supporto. Ottimo. Questo è fantastico, è bellissimo, perché poi sai, comunque, anche coloro che suonano, è bello il fatto... Scusa, mi metto un attimo il telefono in muto, perché se cominciano a scrivere è un disastro. È bella questa cosa, perché chi cavalca i palchi, io l'ho fatto da giovane, ho suonato tanto in live, poi ai miei tempi si usava tantissimo, negli anni 80 si suonava tanto fuori, e avere le persone che ti vengono a vedere e a sentire ti danno quella piccola carica in più, no? E di continuare insomma, e crescere. Quindi brava, fai bene, cioè, insomma è un impegno sicuramente. Grosso impegno, anche perché una volta c'è stata una band che ha suonato a 1.5 ore di distanza, di sera naturalmente, c'era la nebbia. Io mi sono fatta l'autostrada con la nebbia, di sera, con i miei amici con me, perché non avevo voglia di andarci da sola, quindi raga, creiamo gruppo, andiamo tutti insieme, io così in macchina. Raga, non ci vedo niente. Raga, vediamo se ci arriviamo, ce l'abbiamo fatta. Ma c'era un tempo, ma di quelli proprio brutti, era febbraio, e lì c'erano due band, una che devo ancora intervistare, l'altra che ho intervistato, e gli altri sono andata già a vederli tre volte, quindi gruppi di amici, possiamo dire ormai, visto che ormai sono sempre lì. Sì, esatto. È stata una faticaccia, il parcheggio non c'era, tutto parcheggiare in maniera indecente, ma non dava fastidio a nessuno, siamo andati lì, abbiamo dato supporto e poi ce ne siamo tornati a casa. Ancora con la nebbia. Ovvio, con un camion che voleva mettermi sotto, io va bene, per favore no, aspetta che arriva il concerto prima. Senti, volevo chiederti, ma questa passione del metal, da che cosa è nato? Perché sai, comunque la maggior parte delle ragazze che conosco, eccetera, il metal, non ne ho conosciute tantissime che... vanno a sentire metal, piuttosto altro genere, il pop, più che altro insomma la dance, eccetera. Ma questa tua passione da dove è nata, del metal? Allora, io lo ascoltavo senza neanche saperlo. Ero una ragazzina, andavo alle medie, tipo su MTV ai tempi, ancora qualcosa di alternative metal, un po' di rock, un po' più pesante, tra virgolette, ancora andava sulla TV, diciamo. Poi però, in prima superiore, la mia migliore amica mi ha passato uno dei suoi auricolari, io avevo dimenticato il mio a casa, il mio MP3, ero disperata, e stavo ascoltando gli Slipknot, Duality, mi sono innamorata. Però... letteralmente avevo, tuttora, non so se si vede, ho la pelle d'oca, forse non si vede, ma fidatevi. Io amo quella canzone, è la canzone che mi ha fatto innamorare al 100% del metal. Io lì tipo, Julie, passami tutto, tutto. Quindi ho iniziato con, ufficialmente, diciamo, con il nu metal, poi sono andata indietro nel tempo a cercare le origini del metal, le prime band, quindi ho iniziato con il nuovo metal per poi andare ad ascoltare quello più vecchio, per poi andare oltre. Solo che poi mi sono detta, ma... va bene, le band famose le conosciamo tutti, bravi tutti, ma tutte quelle band una volta sono state band emergenti. E quindi da lì che è scattata la questione del andiamo a supportarli. Ci saranno i nuovi Metallica, i nuovi Megadeth, i nuovi Pantera, per fare degli esempi, insomma, certo, che
hanno iniziato magari nel garage di casa e poi certo. sono finiti nei palchi di tutto il mondo. E la mia idea è quella, è inutile sminuire o denigrare una band appena formata perché ma sono tutte uguali, non fanno niente di nuovo. Ma avete idea di quanto sia difficile? E poi fanno qualcosa di nuovo? Però non lo so, non mi convince. Fallo tu. Fallo tu, sei così bravo. Brava. Scusa, sai, dal divano sono tutti bravi. Esatto, ma per qualunque cosa, che può essere dalla palestra al metal, alla cucina, al giardinaggio, tutti sì. bravi. Sì, sì, finché non ci mettono le mani loro, però. Esatto, poi... lì poi, ma non è così facile. Certo, pensa che io ho mio cugino, proprio mio primo cugino, che lui vive in Australia e è un batterista di una band punk metal pazzesca, emergenti. Hanno fatto, penso, il loro primo LP quest'anno a gennaio, sto ancora aspettando che me lo spedisca. Vabbè. Non è un genere che io adoro, non è il mio genere, però sono sempre curioso di andare a sentire quelli soprattutto emergenti, anche se non suonano il blues, però mi piace, cioè io, infatti il sito che abbiamo appena aperto, ho scritto proprio che qui a Salottino parliamo musica a 360 gradi, chiaramente il blues è la base del mio pianeta, però mi piace sentire anche altri, anche perché tra virgolette tutto ciò che si suona metal eccetera è nato dal blues, cioè poi certo no, quindi loro lo velocizzano, ma però chiaramente però vedi, ecco la bravura, la voglia, la costanza di continuare a lavorare, e questi gruppi io stimo parecchio. E come appunto torniamo appunto su di te, abbiamo visto che adesso hai una nuova collaborazione. Sì, nuova di zecca. In realtà ne parlavamo già da un po' di tempo, ma dovevamo organizzarci perché io volevo modificare la sigla del TG Metal. La prima che ho fatto, l'ho fatta un po' alla veloce, diciamo, giusto per farne una. Io non sono un grafico, però ci sto lavorando su. Quindi gli ho detto, allora, facciamo così, un attimo che mi sistemo, voglio andare avanti con altri progetti e così via, poi quando sono pronta ci mettiamo d'accordo. E quindi io e Fabri di Non Solo Rock TV and Events abbiamo deciso di creare questa collaborazione ogni giovedì alle 20 a partire dal 12 settembre sulla loro pagina Facebook. Quindi io pubblicherò i miei video del TG Metal, mi hanno regalato lo spazio ed è una cosa bellissima che apprezzo davvero tanto e ancora ringrazio, e sulla loro pagina e poi naturalmente su YouTube li pubblicherò lo stesso, però principalmente l'obiettivo è far conoscere il TG Metal, anche perché il TG Metal è vero, un progetto ad oggi ancora piccolino, però io ho intervistato tante band per la prima volta, cioè loro sono stati intervistati per la prima volta da me. E una band, tra l'altro, mi ha anche ringraziato perché quando ho accettato di intervistarli, loro hanno trovato la scusa, ovviamente non faccio nomi perché per privacy, per riunirsi, perché si stavano per lasciare come band perché hanno avuto dei problemi interni, questioni private, personali, ma con la scusa, diciamo, dell'intervista si sono riuniti tutti insieme, hanno potuto anche chiarire e adesso stanno facendo uscire nuovi brani. A distanza di un anno, però per dire, è presente l'effetto farfalla, il butterfly effect? Fai una cosa piccola come spostare il telefono dal basso verso l'alto e ti crei un progetto, mandi un'intervista e riunisci una band. Fantastico. È una cosa meravigliosa. Sì, fantastica. E io tipo, love. Oddio raga, quando me l'hanno detto io tipo, ma io vi amo. Fantastico, bello, bellissimo. Quindi nel mio piccolo comunque sto facendo tante cose belle ed è una cosa meravigliosa, cavoli. Sì, scusate, sì, sono emozionato. No, ma io ti capisco benissimo, ti capisco molto bene perché io ho intervistato qualche tempo fa, qualche settimana fa, una bravissima chitarrista metal portoghese, si chiama Mercedes Afonso, strepitosa, e così mentre la intervistavo, eccetera, si è aperta. E mi dice, guarda, mi trovo molto bene qui a Salottino e ti do una news che nessuno sa,
e quindi la voglio dire proprio qui, in questo momento, in anteprima. Cavoli, sono rimasto... Va bene, sono contento che ti fidi. No, oh, è bello, mi piace parlare con te. E appunto ho detto questa cosa che... poi a breve deve ritornare in Italia perché deve incidere un singolo con un grande artista qui in Italia. E quindi detto, beh, mi fa piacere che lo dici qui in anteprima, insomma, l'abbiamo detto, poi l'intervista l'abbiamo pubblicata, eccetera, è stata molto contenta. Finché poi mi ricontattò e mi disse, guarda, quando ho pensato che quando uscirà il singolo, che ne dici se lo presentiamo direttamente al Salottino Blues? E questa è una cosa... Ma è bellissimo! No, ecco, quindi ti capisco questa cosa che tu hai fatto, forse perché... se stiamo proprio a guardare quello che fai tu, non, nell'etere non ne vedo molti. Cioè quello che fai tu, quello che facciamo noi, questa radio, cioè andare a intervistare personaggi musicali più o meno famosi, perché poi va bene, io ho avuto la fortuna di intervistare anche persone abbastanza famose, però andare a intervistare quelli meno famosi e dargli la possibilità di visualizzare, insomma, io ho notato che su YouTube, sul canale, quello più famoso, diciamo, no? YouTube, la maggior parte fanno recensioni, fanno didattica, parlano della chitarra, parlano di questo, parlano di quello, ma andare a prendere questi giovani emergenti, intervistarli, farli vedere, farli sentire... Ecco, canali di questo genere in Italia ne ho visti praticamente pochissimi e te sei una di quelli. Negli altri stati no, vedo che io girando poi su YouTube, a me piace guardare un po' tutti, vedo che però in America, in Inghilterra qualcuno lo fa, mentre invece in Italia è molto restia questa cosa. Forse vabbè, è chiaro che la paura, io la capisco perché sono argomenti di nicchia, delicati, e creare... iscritti facendo quello che fai tu è ancora più faticoso. Eh sì, me ne sono accorta. Davvero me ne sono accorta. Per farti un esempio, no? Su TikTok, visto che è il social dove sono più conosciuta, pubblico un video molto ludico, ironico, sciocco, va virale. Parlo di una band emergente, ci siamo io e io che guardiamo il video. No, non è vero, non è sempre così, però per dire, un video che magari più ironico va, non lo so, 10.000 views, un video su una band emergente, massimo 1.000. C'è una disparità allucinante. E all'inizio, quando ho creato ufficialmente il progetto, un anno e mezzo fa ormai, le persone mi scrivevano dicendomi, ma perché lo fai? Stai facendo beneficenza, ma chi te lo fa fare? Ma hai idea di quanto sia rognoso come cosa, non ti porterà niente? Ma io non voglio un guadagno da questo, cioè nel senso, io non lo faccio perché voglio diventare famosa o per qualcosa, lo faccio perché mi va. Se poi divento anche conosciuta, bella, qual è il problema? Se poi diventa effettivamente il mio lavoro, va benissimo, ma io lo faccio perché ho uno scopo. Cioè, dovremmo farlo tutti. Sì. Okay. Esatto, è quello che facciamo anche io e Massimiliano qua al Salottino, lo facciamo perché ci piace, poi i guadagni non ne arrivano, non ce ne sono, ma non importa. Però almeno quelle persone, si fa qualcosa. Brava, brava. Quelle persone che dicono così, è capitato a me, quelle persone che dicono così, poi sono quelle che ti chiamano e ti dicono, ho visto che sta crescendo forte il tuo canale, ma sì, cavoli, che fortuna. No, aspetta, fortuna è un'altra cosa. Ecco, a me la dicono dal vivo, perché giustamente sì, molte persone mi conoscono nel mondo reale, mi diverto a fare questa distinzione virtuale reale, sì, mi dicono, wow, che bello il TG Metal, ma stai diventando super popolare, hai fatto bene a creare questo progetto. Eri tu quello che mi diceva lascia perdere. Io non dimentico. Bravo. No, ma è vero, poi sai, però fa piacere queste cose, perché comunque poi, quando, almeno io parlo per me, quando incontro queste persone che mi dicono, caspita, però non pensavo che cresceva così, adesso vabbè, il Salottino non ha così tanti iscritti su YouTube, siamo a 1710, 12, insomma, più o meno, siamo 1700 erotti, e quindi non è che non abbiamo tantissimi iscritti, però dal zero a portarlo lì, abbiamo lavorato tanto. Il gruppo
di Facebook del Salottino da zero, io Massimiliano da zero, in 6-7 mesi più o meno, un anno, l'abbiamo portato da zero a 1150 iscritti, devi lavorare tanto, perché sì, appunto noi non facciamo una propaganda che parliamo bene di quella chitarra che tutti la conoscono e quindi tutti vanno a vedere, ah, voglio vederla anch'io quella chitarra, è proprio di nicchia, cioè. Però dà più soddisfazione. Ma sì, almeno facciamo delle cose che ci piacciono. Poi, quando iniziamo a vedere i risultati, anche se rispetto ad altre persone, altri creator, sono più piccoli, però ce l'abbiamo fatta. Che comunque 1700 iscritti non sono mica pochi, quindi... Cioè, voglio arrivarci anch'io su YouTube un giorno. No, vabbè, non so, ma guarda, quando, ma ce la farò. No, ma sì, ma sicuramente. Poi vedo che il tuo canale sta crescendo bene, quindi... Lento, ma bene. Ah, la gente ha iniziato a chiamarmi TG Metal. Bello! È bellissimo! L'altro bello giorno in giro con mia sorella, sento dal fondo, uè, TG Metal! Io mi giro, ciao! Oh, ti seguo sui social, io, ma ti voglio bene, fatti dare un abbraccio! Io non sono più Emmy, sono diventata TG Metal, ed è una cosa bellissima, adoro! Fantastico. È bellissimo, è bellissimo, sì 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 sì, ti capisco, è bello, guarda, noi siamo andati alla Fiera di Padova quest'anno, gli strumenti musicali, ci vado ogni anno, quest'anno è stato diverso, un po' perché il canale è cresciuto molto di più dagli altri anni e un po' perché abbiamo avuto modo di trovarci io e Massimiliano, perché lui abita a Padova, io a Varese, dove siamo abbastanza distanti, quindi abbiamo avuto modo di trovarci, stare una giornata insieme meravigliosa, però il bello è stato proprio mentre camminavi tra un padiglione e l'altro sentirti toccare. Ma tu sei quello del Salottino Blues, bellissimo, cioè, e passavi, vabbè, là, 10 minuti, 4 d'ora a chiacchierare, dici, caspita, però, ma che bello. Stupenda come c'è cosa. C'è qualcuno che ci segue. Sì. Sì. Dai, e vuol dire che stiamo lavorando bene. Vuol dire che a me è successo che al supermercato. Bellissimo. Stavo facendo la spesa, non me l'aspettavo, tra l'altro faceva freddo, ero tutta incappucciata, sembravo tipo una zingara, non lo so, ero proprio messa male, uscita da palestra tutta a caso, e sento, ma tu sei Abby del TG Metal? Io mi giro con il cappuccio, sì. Come fate a riconoscermi messa così? Io ti voglio bene. Ci sono fatti due risate, ci sono messe lì a vedere qual era la birra migliore. Non lo so, abbiamo fatto una chiacchiera proprio a caso. No, raga, è bellissimo, io voglio bene a tutti quanti. Infatti avevo fatto anche un video per ringraziare tutti quanti, perché ogni tanto mi arrivano anche dei messaggi vocali nei direct su Instagram di ragazze. Allora, voglio aprire un attimo una parentesi su questo. Tendenzialmente, inutile che facciamo finta che non sia vero, una donna sui social è più seguita da maschi. Già. Dice, a spanne tecnicamente così. Ma è nel così. Mio caso ci sono, ovvio, ma ci sono anche tantissime ragazze. Ed è una cosa troppo bella. E ricevo più commenti femminili che maschili a momenti. Ed è una cosa bellissima. Una mi ha mandato un vocale, io le ho risposto e mi ha risposto commossa dicendo, mio Dio, non pensavo mi rispondessi. Tipo, ma tesoro, ma io ti, vieni qua che ti do un abbraccio. Mi sono commossa io al posto suo. Io quella commossa, non lei. Infatti ho iniziato a ringraziarla io per il supporto. Cioè, ci stavamo tipo ringraziando a vicenda praticamente. Da tante così. Ti capisco, cosa anche per me. Bella. Anche per me è una cosa che succede così. Noi adesso abbiamo iniziato anche da un po' di tempo a questa parte. Ogni tanto lunedì sera alle 9:30 9:30 di sera facciamo alcune live, no? Vado proprio in live, quindi, però sai che con le live tu parli di là ti vedono, ma ti possono solo scrivere, cioè loro fanno la chat, non è che possono intervenire, e scorrono proprio queste bellissime, è meravigliosa questa cosa, io mi commuovo, dico ma tutte queste persone stanno guardando me, ma c'è meglio da guardare. È bello, cioè vuol dire che siamo una cosa di nicchia, però vuol dire che ci sono ancora persone che gli piacciono queste cose. Quindi, sì, è una cosa troppo carina. È un po' futuro tu. Sì, sì, sì. Grazie. Mi ricordo una volta ho fatto una live verso, così, 9:30, un giovedì sera, non so perché sono fissata col giovedì, boh, così. Va bene. Perché non è né inizio settimana, né la fine, né in mezzo, boh, un giorno a caso, che poi in realtà di base il giovedì non mi è mai piaciuto, però vabbè,
ho deciso di fare una cosa bella nel giorno che mi piace meno. Ottimo. Stavo facendo una live su TikTok e c'erano due persone che mi hanno detto: scusami se non rispondo, ma sto mangiando, però ti uso come televisione. Ma io ti voglio bene. Fantastico. Stavano guardando la mia diretta. Fantastico. Ero io la loro televisione, ma è troppo divertente. Anche perché di solito, cioè io ho creato tipo la radio metal su TikTok, quindi faccio passare la musica, rispondo, metto pausa. Durante gli assoli non si parla, e neanche durante il breakdown, silenzio solenne. Però per il resto comunichiamo, rispondo ai messaggi. Bello. Che non le faccio, devo ricominciare. Bello, bello, molto molto bello. Tornando agli epic fail durante i video, io ho deciso di scherzarci su questa cosa. Ho creato dei video chiamati bloopers. Ho visto. E in un video letteralmente ho pubblicato tutti i miei errori. Ah, ma lo sai che 2 anni fa volevo fare la speaker radiofonica? Non sarebbe male. No, perché allora, devo fare un corso, tecnicamente, costava uno sfracasso, quindi a parte quello, ecco, appunto, questo è un bellissimo bloopers. Appunto, parlare di questo. Questo è uno spezzone che voglio lasciare perché va bene così. E quando ho fatto il colloquio con loro, la tipa mi fa... però forse c'è un problema perché la tua R potrebbe essere un problema. In che senso? Cioè, non ho capito il gioco. Cioè, ovviamente secondo lei non andava bene per la radio, la voce è bella, il carattere, eccetera. Però la mia R, secondo lei, poteva essere un problema e quindi secondo lei devo fare un corso di dizione per imparare a pronunciare la R normale. Ma lei non ha idea di che bullismo subito io alle medie per questa cosa. Io gli ho detto, ma tu non sai con chi stai parlando. E in modo molto allegro e scherzoso gli ho detto, ma guarda che questo è diventato il mio punto di forza, io ci calco su. Ce lo faccio apposta a pronunciarla proprio... anzi che poi la mia non si sente neanche, ma voglio fare cioè va bene, è bello, fantastico. Quindi ogni volta che tipo magari devo dire chitarra sono lì tipo che ci penso 2 volte. Horror metal. Ma mi ci devo impegnare, è difficilissimo, però è diventato terribile. Sei fantastica, cioè no, ti ammiro, bello, bello. Prendi, cioè, no, prendi i punti di forza. È la soluzione della vita. Sì, certo, guarda, questo sicuramente, poi sai, detto da un bluesman che noi viviamo proprio nella, insomma, sai che i bluesman sono sempre cupi, eccetera, e quindi su quello dobbiamo farci il lavoro, quindi ma ci sta alla grande, cioè sorridere su tutto è quello che ti fa asfaltare tutte le cose, no? Ci è voluto tanto tempo prima di arrivarci, non è stata una cosa... Immagino, guarda, io ho dovuto portare gli occhiali che avevo 4 anni. Ah, caspita, da io 9. Quindi sai, alle elementari... Poi, insomma, io a 4 anni era il 1974. Quindi quando si è andati alle elementari, in quegli anni c'era proprio il bullismo, ma non era neanche bullismo, era proprio il bambino che prendeva per il culo quello che aveva gli occhiali, no? Però chi subiva la battuta, i quattro occhi, le solite battutine, o ti rafforzano o vai in depressione. A me l'ho rafforzato e ho iniziato a scherzarci sopra su questa cosa, no? Nel senso che... quando toglievo gli occhiali dicevo, ok ragazzi, adesso non vediamo l'ora. cioè, tutte queste cose, no? Come dici tu, il riderci sopra, il risolvere i problemi con un sorriso ti aiuta tantissimo. Allora, devo dire che questa cosa l'ho imparata con una cosa che non c'entra niente col metal, quindi abbiate pazienza. Okay. Ma io da piccola ho visto il film di 8 Mile, quello di Eminem. Wow. Okay. È presente, no? Sì. E quando è sul palco, quando stavano facendo freestyle, Eminem si è auto preso in giro da solo. Cerco di censurarmi, Se ne è detto di ogni da solo su se stesso, tant'è che l'avversario, possiamo chiamarlo così, sì, non aveva più niente da dire. Ma se io sono già offeso da solo, ho già detto tutto, tu cos'altro puoi dire?
E quindi, anche, esatto, anche se non è il mio genere, cioè nel senso io ascolto principalmente metal, non è che dispenso il rap, ci mancherebbe, però io ascolto praticamente il 99% metal, ok? Però quel film, quella scena mi è rimasta impressa per la vita e ogni volta che mi sento un po' a disagio, un po' in difficoltà e sento che qualcuno vuole avvalersi di quella cosa, io mi prendo già in giro da sola, prova a dirmi qualcos'altro, ho già fatto tutto io. Sì, sì, beh, poi hai nominato Eminem, un rapper bianco in mezzo a quell'epoca, poi oggi è tutto facile. Esatto. No? Tra virgolette è tutto facile, chiaramente. Più lo dico, facile, diciamo, dai. È più facile. A quando è iniziato lui, bianco ad Harlem, in mezzo praticamente a solo neri, facile zero. No. Proprio zero. Eppure ha dimostrato che si può fare, tutto si può fare. Esatto. No, c'era... Io ho imparato da lui sta cosa, cioè proprio non lasciare che nessuno ti tocchi. No, no, ma è vero. Se ti offendi da solo, nessuno può dirti nulla. Eh sì, hai vinto in partenza. Esatto, è una genialata. È un genio. Esatto, esatto. Beh, poi c'era il grande Cassius Clay, no? Muhammad Ali, che lui diceva: niente è impossibile, nothing is possible, no? Niente è impossibile. Esatto. È vero, no? Quindi, e l'ha dimostrato quando ha aperto le Olimpiadi. Che lui ormai era mai messo molto male, mm-hmm. Per quella malattia che purtroppo l'ha portato via, comunque è riuscito a tenere in mano la torcia e andare avanti dimostrando che se vuoi, l'unico ostacolo che trovi sei te stesso. Esatto. Quindi, bello. Dai, bello, mi piace, mi è piaciuta questa chiacchierata con te questa sera. Grazie. È stato bellissimo. Noi, io dico sempre noi, perché anche se sono qui da solo, però per me qua a fianco c'è sempre Massimiliano e da un po' di tempo a questa parte è arrivata anche la nostra pennetta, che è l'Alessandra, che è fantastica. Mi è piaciuto parecchio parlare con te, abbiamo fatto una bella serata, spero che sia gradita anche a coloro che ci stanno guardando. Penso di sì, vi ho sparato però... qualche chicca tattica, ve la rinfacciamo una vita la cosa di Eminem, secondo me. Brava, brava. Tra tutti gli artisti che potevi citare. Eminem, nel TG Metal, Eminem, per me rimarranno un attimino basiti per quello che è successo, saranno zitti un attimo, ho detto, ma stiamo ascoltando un canale blues che parla con il metal e ci parlano di un rapper. Però è bellissimo, la musica. Questo è musica, è e fantastico. Io parlavo del gesto in tutto ciò, è fantastico. Poi io lo dico sempre lo stesso a tutti i miei ospiti, lo dico sempre qua a Salottino, qua c'è anarchia totale, quindi facciamo quello che ci pare. Quindi per chiudere io ti chiederei i tuoi progetti futuri. Allora, volendo potrei fare uno spoiler, però non lo so. Allora, facciamo che ci vado abbastanza generica. Light. Però qualcosa, sono un po' scaramantica a volte. Una volta ne ho parlato in questi giorni e c'è stato un piccolo imprevisto, quindi ne parliamo in maniera molto generica. E voglio inaugurare un nuovo format su YouTube per il TG Metal e sarà con le interviste a video, perché per adesso le interviste sono tutte scritte. E farò questa inaugurazione con un personaggio molto noto all'interno del mondo metal. Molto noto, infatti c'è un po' di ansia, tipo mio Dio, proprio inauguro tutto con la persona più conosciuta praticamente, cioè io mi voglio male certe volte, ma proprio se ce la faccio, allora è tutto in discesa. Sì, ma sicuramente, lo farai tipo noi, così, oppure no, viene proprio lì nel tuo salottino? Vado al suo concerto, e prima del suo concerto farò questa intervista. Ottimo, ottimo. Tra l'altro sono stati super carini, mi hanno trovata loro. Sicuramente chi sta guardando questo video forse ha già capito. Due anni fa ho parlato di questa band perché me l'hanno chiesto su TikTok. Dopo due anni creano il profilo e vedono quel video di due anni fa. Io tipo quando l'ho visto, non è vero! Momento di emozione. E gli faccio il video di sposta, un paio di mesi fa.
dico, ho creato il TG Metal, bla bla bla, vi stimo un sacco, eccetera. Io comunque ho intervistato le band, se voi poi siete interessati, per me non ci sono problemi, mi hanno presa sul serio. Cioè, e mi hanno contattata loro su Instagram e ci siamo messi d'accordo, vogliono darmi il pass VIP per andare al concerto, intervistarli, io tipo, ma sta succedendo davvero? Sul serio? Fantastico. E allora ho deciso di inaugurare questo nuovo format, quindi se riesco a proprio essere super carica con l'intervista con questo personaggio molto noto, con le band più, diciamo, meno conosciute, sarà ancora più facile. Quindi avrò meno ansietta, non che abbia l'ansia, però tipo, sai, no, un po' di agitazione, tipo, mio Dio, ce l'ho davanti no, a me. No, sì, certo. Lì aumento da me. I primi 30 secondi ci sono, poi sono dopo. Così. Sì. Poi, ok, sblocchiamoci. I primi 30 secondi, poi dopo vedrai che... Poi ti sistemate l'attrezzatura, luci, video. Sì, esatto, poi una volta che ero sogliato, via. Esatto. Fantastico, allora non vediamo l'ora di vedere questa cosa. Molto poco. Bene, una cosa molto vicina. Fantastico, molto bene. Fantastico, bene. Allora, senti Amy, noi ci lasciamo qui, questa bellissima serata. Attendiamo chiaramente questa tua nuova avventura e vederla cosa verrà fuori, ma sicuramente sarà fantastica. E ti auguro chiaramente in bocca al lupo e che vada tutto super bene, il tuo canale che cresca più veloce possibile, insomma lunga vita al blues, seguite Amy col Metal TG, mi raccomando, poi in descrizione vi metterò tutti i suoi link per andarla a cercare, ma grazie. Non è tanto difficile, Amy si trova dappertutto, sono ovunque. È come il prezzemolo. Metal. Ecco, sì, esatto. Sono ovunque, non vi liberate di me. Bene, Amy. Buona serata, buona continuazione. Grazie. E ci vediamo alla prossima. Alla prossima, ciao. Ciao.